Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Lisa. Noi siamo Weedy, voi siete Weeders e oggi c'è un nuovo video. Per iniziare volevo dire questo video in collaborazione con l'applicazione Promitto. Questa app è molto utile per far sapere ai tuoi amici cosa vorresti che ti regalassero e fartelo promettere il regalo in un modo semplicissimo. Questo è il mio profilo e qui c'è la mia Promise List. Dove in pratica ci sono alcune foto di dei prodotti che io vorrei che mi fossero regalati, che ho inviato nelle varie liste di promesse. Ora creerò una promessa. Andrò nell'opzione mi prometti che vorrei che mi regalassi questo rossetto. Ok. A chi? A Valerio. Quindi cercherò Valerio, ti prometto, e invierò la richiesta. Eccola qui. Lui dovrà soltanto accettare la sua richiesta sul suo promitto. Ok, ho accettato la promessa che dovrò fare a Luisa, questa è l'applicazione. E dopo averla provata, vi consigliamo veramente tantissimo di scaricarla, perché vi potete far promettere oltre beni materiali, anche tipo di farmi accompagnare, non lo so, al cinema o da qualsiasi altra parte. Inoltre, dato che tutte le cose stanno scritte nell'applicazione, le cose dovranno essere per forza mantenute. Sarà una vera e propria prova scritta. Infatti, quindi lui dovrà per forza regalarmi quel rossetto. Oh mio Dio, che peccato! Trovate tutti i link per scaricare l'applicazione in descrizione. Perciò nel video di oggi dovremo indovinare tra le foto dei personaggi famosi quali sono photoshoppate e quali no. Abbiamo trovato 10 foto su internet e sarà proprio una vera challenge. Inoltre partecipate anche voi e scriveteci nei commenti voi quale foto pensate fosse photoshoppata e quale no. Detto ciò, iniziamo. Allora, questa prima foto è di Emma Watson, io le adoro, è tipo una delle mie attrici preferitissime e penso che in questa foto l'unica cosa che potrebbe essere photoshoppata è giusto un po' il trucco, ma niente di più, cioè non è che... Secondo me è anche una foto photoshoppata perché non lo so, sembra un po' strano il volto, troppo fluido, come dire, gli occhi un po' strani, quindi secondo me è modificata. Avevamo ragione, è photoshoppata. Però lievemente, cioè non si nota tantissimo, è sempre una ragazza bellissima Emma Watson. Mamma mia, è vero. In questa foto abbiamo Sophie dei miei contro te. Secondo me questa foto non mi sembra photoshoppata, sinceramente. No, neanche a me, cioè no. È così, credo sia uno screen proprio del video. Quindi no, sì, non mi sembra niente photoshoppata. E infatti avevamo ragione, non era photoshoppata, perfetto. Ora una foto fantastica di Selena Gomez, la mia idola. Per me non è photoshoppata perché lei è perfetta, quindi non ha bisogno di Photoshop. No, infatti anche secondo me non è photoshoppata. Cioè Selena è tipo uno dei miei più grandi idoli, quindi cioè non credo si modifichi le foto. Abbiamo torto, oh mio Dio! Non ci era lievissimo il Photoshop secondo me, cioè giusto in quella foto, ma non credo se la si modifichi le foto, cioè andiamo avanti questo stiamo andando proprio nel campo di Valerio, diciamo, ed è Sfera e Basta. Secondo me non lo so. Ma allora non può essere anche Sfera e Basta photoshoppato, perché se non mi cade è il mio secondo idolo, quindi no, Sfera non è photoshoppato. Io non lo so, qui rimango incerta, voglio vedere cos'è. No. Non era photoshoppata. Bravo Leo. Almeno spera, salva. Ok, ora Katy Perry. Oddio. Non lo so, a me la foto sembra un po' strana, perché solitamente le foto delle riviste sono quasi sempre photoshoppate. È vero. Quindi, però non lo so. Secondo me è photoshoppata. Secondo me no. Oh mio Dio, non Dio, ci anche credo. Lei era photoshoppata, assurdo. Però cioè si vedeva un po' che era photoshoppata, cioè quindi niente di eclatante. È che io ho troppa fiducia nell'umanità, cioè per me, tipo io spero che nessuno si photoshoppi, in realtà poi si photoshoppano tutti. Poi ci sono tipo quelle persone che hanno il photoshop eclatante, tipo che si modificano di tutto, cioè che tu li vedi dal vivo e dici chi sei tu, da dove sei uscita, soprattutto su Instagram, raga, è un qualcosa di drammatico. E la Maino, secondo me non è photoshoppata. No, secondo me non è minimamente photoshoppata, cioè nei video su musica è identica nelle foto, infatti. Quindi... non credo proprio sia photoshoppata. E infatti non era photoshoppata. Raga. Ok, Justin Bieber, questa foto mi ricordo che fece veramente il giro del mondo per il fatto che fosse photoshoppata. Quindi io dico che è photoshoppata. Stessa cosa, anche io mi ricordo che era mega dibattuta questa foto. E se non sbaglio, si era photoshoppata, quindi dico che è photoshoppata. Infatti era photoshoppata. Vabbè, ma questa cioè la sapevamo un po' tutti. Lady Gaga. Secondo me è photoshoppata. I colori sono troppo perfetti. Poi lei non ha questo profilo così smilzo, non lo so. A me invece sembra semplicemente truccata bene, quindi non lo so, cioè secondo me non è photoshoppata. E avevo ragione io, era photoshoppata. Ma non il sembrava naso, minimamente il naso, photoshoppata, il naso si vede. Ok, ora una delle mie attrici che ho scoperto in quest'ultimo periodo, che è Millie Bobby Brown di Stranger Things. E secondo me non lo so. Questa foto sembra un poco photoshoppata, però cioè è piccola, quindi non credo le modificano le foto, quindi secondo me è natural. Natural? Sì. Secondo me è photoshoppata.
era natural, quindi mi dispiace Luisa, non era photoshoppata, cioè sembrava strano se l'avessi photoshoppata, quindi andiamo avanti. E ora Federico Rossi di Benji Fede, che è solo bellissimo anche dal vivo, quindi io dubito fortemente che questa foto sia photoshoppata. Sì, anche secondo me non è photoshoppata. E infatti non era photoshoppata, cioè raga, ti ha proprio l'occhio, cioè proprio... Alla fine comunque non è difficilissimo, cioè basta che hai visto una persona una volta dal vivo oppure in qualche video e capisci se è photoshoppata o meno, se ci metti un minimo di attenzione. È verissimo. Il video di oggi finisce qua, spero a voi sia piaciuto, mi sono divertiti tantissimo, è stato stranissimo e alla fine se ci avete fatto caso non c'era neanche un italiano che aveva le foto photoshoppate, mentre quasi tutti quelli stranieri avevano le foto mega ritoccate, quindi cioè assurdo. Vabbè, ma io penso che sia stato un caso. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi diventate lasciare un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, diventate anche voi dei Withers cliccando in questo pallino, e se non avete ancora visto vedete questo video o questo, che sono molto carini e ci tengo veramente tanto. E se siete arrivati fino a questo punto del video commentatelo con l'hashtag Photoshop. Bye.